is stronger when you get older. Don't shrug your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. Buongiorno a tutti. Allora, oggi trucco nude. Non so se questo sarà il primo, il secondo, il terzo video dell'anno. Diciamo che comunque ci sta sempre dare un buon anno a tutti. E buon anno anche a me, perché in questo sarà il mio di anno, probabilmente, speriamo, incrociamo le dita. Allora, ho pensato di fare un nude look proprio perché ho notato sempre di più che su YouTube si va molto verso tutto ciò che è americano e super trucco, cioè nel senso che vedo sopracciglia super definite, contouring molto marcati, labbra sempre o nude completamente zero o labbra sempre colori più scuri, bellissimi. Per carità, mi piace un sacco il look americano, però credo che sia molto molto spesso poco utile nella quotidianità. Dove c'è gusto non c'è perdenza, e poi dipende anche dal tipo di viso, il tipo di occhi e così via. Quindi io ho preferito fare questo look che va bene a tutte. È molto facile da realizzare, sembra che non sono truccata eccessivamente, ma eppure ho fatto diversi lavori di contouring, lighting e così via. E niente, io spero che vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino e un like qui sotto, e vi do un grosso bacio e vi lascio il video. Sì, ciao, ho le orecchie di gatto. Inizio con il contorno occhi antirughe della Biofficina Toscana. Sono un po' di giorni che lo sto testando e devo dire che non è niente male. Ho notato, modificando, diciamo, le foto un po' con Photoshop, con le luci, tolgo un po' di pori dilatati schifosi, che in un anno ho fatto diverse rughe. Cioè, oddio, non posso chiamarle rughe, però... cioè, sono rughette qui e poi c'ho la famosa ruga del pensatore, che me la sono fatta con il tempo perché io prima avevo gli occhiali, se mi seguite lo sapete che poi ho fatto l'intervento. E veramente, cioè, bello, mi piace anche il profumo. Poi vado sempre di Biofficina Toscana con questo qui che è un'emulsione viso antiossidante, trattamento 24 ore rigenerante. Può essere abbinata anche ai sieri, io ho un siero che però uso d'estate, e ne metto giusto veramente poca, anche perché ho letto dietro che è indicata anche per pelli mature. Quindi credo sia molto idratante e non voglio appesantire la base. Un nude look non vuol dire trucco completamente assente, cioè nel senso, la bravura di un makeup artist, di un truccatore, è proprio quello di mettere il giusto e senza appunto esagerare. Cioè, il problema dei trucchi nude sono proprio questi, perché sono i trucchi molto difficili, perché è molto semplice eccedere. Quindi non credete che meno mettete e il trucco costa meno, o magari la bravura del truccatore. Cioè, a volte mi è stato fatto questo ragionamento: quello alla fine è un trucco naturale, quanto ti puoi prendere? Cioè, ma cos'è? Andiamo a peso? Praticamente oggi ti trucco di meno e quindi il trucco costa di meno. Cioè, cosa significa? Purtroppo a volte mi sono stati fatti questi ragionamenti, però andiamo avanti. Allora, utilizzo mischiando questi due fondotinta che trovo molto validi di Kiko per anche tutti i giorni. Sono i skin tone. Allora, inizialmente mi avevano mandato il neutral 40 e poi successivamente ho scelto in negozio il neutral gold 50. Vi dico questo perché di questi fondotinta Kiko ha fatto una quantità allucinante di colori e quindi è difficile non trovare il sottotono adatto. E come lo stendo? Lo stendo con le dita, perché ho trovato che il metodo più bello per stendere questo fondotinta è stenderlo con le dita, perché si fonde benissimo con l'incarnato. Ha un leggero profumo, però non troppo invadente. La coprenza è media, non è eccessiva. Io lo preferisco, cioè preferisco una coprenza lieve, ma proprio perché, essendo un trucco nude, cioè che si vede in trasparenza un rossore, cioè a me fa anche piacere. Però ovviamente voi potete decidere adesso di andare anche con un correttore oppure di stratificare questo fondotinta. Io ne metto un altro po',
È un fondotinta leggero sulla pelle, già ve ne ho parlato in un video. E mi piace molto perché è idratante, ma nello stesso tempo con una buona cipria comunque non mi lucido. Vado col cancelletà nude per le occhiaie. Lo sfumo bene con le dita. Dopodiché, per una base molto luminosa e naturale, vado con il Pro Longwear NC15, che è un correttore molto asciutto, però io questo qui lo amo particolarmente per i punti luce, non per le occhiaie perché segna terribilmente, e lo applico appunto sugli zigomi, che sembra che non fa niente, ma in realtà fidatevi, ha schiarito tantissimo la base. Nella parte frontale del naso, perché andrò anche a restringere questo naso di checche, e sull'arco di Cupido ne applico giusto un pizzico pizzico, ma proprio pizzico qui, per illuminare la congiuntiva, come se fosse proprio un illuminante per lato, ok? Però non è per lato e lo sfumo comunque. E sotto l'arcata. Ora, con lo Sculpting Touch, che è questo, diciamo, fondotinta in crema della Kiko, numero 200, vado a creare le ombre. Lo sto testando da pochi giorni, quindi non saprei dirvi se è valido o no. Ed utilizzo il nuovo pennello per il contouring, sempre di Kiko, numero 11. È un marrone mediamente caldo, però si sfuma molto bene. Andare in negozio per vedere se fanno anche un marrone più freddo per le ombre, che lo preferisco. Mi raccomando, sfumate queste due righe. Adesso fisso tutto con la nuova cipria compatta Matte Fusion 05, sempre di Kiko, e la applico per la prima volta con voi con la spugnetta nella zona T, mentre sul resto del viso la applico col pennellone numero 7. Devo dire che con la spugnetta noto che rilascia anche colore, è un effetto sicuramente un po' più pesante e forse anche più levigante, quindi vado anche qui nei miei pori dilatati di merda. Non è male con la spugnetta, eh? Adesso per un effetto nude look vado con un blush che vado a ricreare un effetto salute più naturale, quindi un effetto rosato e non troppo pesca, che è lo 03 di Defa Cosmetics, che adoro, e lo vado ad applicare un poco sulle gote, così, ma comunque non amo l'effetto Heidi, quindi me lo porto sempre un po' sullo zigomo, ok? Quindi va qui e sale. Come base ombretto vado ad applicare questa tinta occhi, che è di NYX, la 02 Lingerie, che è un color carne con i riflessi rosa oro. Sono riflessi molto naturali, quindi mi piace molto perché va a omogenizzare la palpebra. Io ho lasciato sapientemente libera proprio per far aderire bene l'ombretto, quindi non ho messo né fondotinta né correttore. È una base comunque stratificabile, nel senso che potete fare un tot di passate, non troppo perché comunque si deve asciugare bene, altrimenti va a finire nelle pieghette, però la durata, appunto, se la sapete dosare, è ottima veramente. Per questo look utilizzo due ombretti della Naked 3 che ho usato poche volte, che hanno deciso di suicidarsi. Adesso non so qual è l'uno e qual è l'altro. Utilizzerò la Naked, questa qui, la 3, con i colori un po' più rosati, e sono quasi tutti molto chiari. E vado ad utilizzare il colore più chiaro, che si chiama Dust, che è uno champagne, solo sul dotto lacrimale. Molto luminoso, molto versatile. Poi vado con questo pennello da precisione, da sfumatura che amo, con un colore opaco che si chiama Nooner, che è questo qui, vedete? E mi servirà solo a dare definizione alla piega e per correggere appunto eventuali palpebre discese e così via, ok? A me, cioè, io ho un occhio abbastanza regolare, quindi mi piace dare definizione alla piega, con un colore intermedio, non eccessivamente scuro per un nude look.
Poi dipende appunto da quanto nude volete che sia il vostro look, nel senso che per me questo è già un nude con un'intensificazione. Però a me piacerebbe anche calcare un po' di più nella piega e quindi vado leggermente con Dark Side, che è sempre, vedete questo qua, il penultimo, non l'ultimo, un colore scuro opaco. E poi per scaldare un po' il tutto vado con Paprika di Nabla, che è questo bellissimo pesca molto tenue. Ok, dopodiché vado tra le ciglia a tracciare una riga sottilissima di eyeliner, però marrone, ok? Quindi non vado col nero intenso, ma vado col marrone ed utilizzo questo Distila, che adoro, che ho comprato in America. Ho visto che anche su ASOS si trova marrone. Faccio lo stesso leggermente qui sotto. Matita rigorosamente burro ed utilizzo anche quella più chiara di Nabla, che subito apre anche l'occhio. Allora, se volete fare un trucco naturale, però comunque con delle cigliozze belle intense, possiamo comunque utilizzare le ciglia finte. Quindi possiamo utilizzare le mezze ciglia finte, queste qui. Queste addirittura sono di Essence e sono queste 03 Natural. E non sono per niente male, super reperibili e carine anche. Si mettono in questa parte qui. Vedete, dà subito questo effetto più allungato all'occhio, naturale. Utilizzo però la colla per le ciglia finte della Ilure e non quella di Essence, perché onestamente c'ho un pochino paura. Non ho piegato le mie ciglia perché sono abbastanza fortunata che ce le ho già un po' curve, però se avete le ciglia che vanno verso il basso, ovviamente non dimenticate di piegarle, e o le piegate quando mettete il mascara e con le ciglia comunque fresche piegate, oppure prima di mettere il mascara, perché altrimenti le spezzate col piegaciglia se le mettete con il mascara asciutto già, eh. Vado con questo mascara qui di Sephora, che è quello un po' incurvante e ha lo scovolo così sottile, proprio perché mi permette di avere un effetto comunque naturale, ma sempre stratificabile, quindi riesco a vedere quanto mettere di prodotto. Un'altra regola nel nude look sono comunque le sopracciglia, che devono essere ben definite, non troppo squadrate, nemmeno troppo scure, quindi utilizzo sia Venus che Mercury. Ormai queste sono le matite che mi vedete unicamente utilizzare, perché mi trovo talmente bene che non riesco a provarne di altre, ammetto. Quindi Venus l'applico nella parte iniziale, poi vado con Mercury e la parte finale per dare definizione e per allungare il mio sopracciglio mozzo. Sulle labbra vado con una tinta naturale, questa è diventata una delle mie tinte preferite ed è la Melted Matte di Too Faced in colorazione Sell Out, e la applico col pennellino da rossetto numero 8008, sempre di Kiko, cioè mi aiuto con quello. Ha una durata pazzesca, il colore è bellissimo. È meraviglioso. Non è nude, ma effetto cadavere. E poi sapete che io ho il labbro asimmetrico, quindi necessito di rossetti quanto più opachi possibili. E proprio perché il bordino poi non si vede. E le tinte mi piacciono tantissimo, lo sapete che sono proprio una drogata di tinte. Allora, per questo look ero indecisa se mettere o no l'illuminante. Effettivamente, cioè, non mi sembra un nude look senza illuminante. Quindi che vado a fare? Applico lo stesso ombretto sempre dalla Naked 3 e lo tampono leggermente qui, proprio per creare anche una sorta di continuità con il trucco occhi. Ovviamente considerate che è un ombretto, quindi ce ne vuole la metà della metà della metà di un illuminante. Finito. Piace. Allora, ho semplicemente accroccato i capelli un po' qua dietro perché li sentivo un po' pesanti davanti. La verità è che non sono abituata a tenere i capelli così lunghi, li taglierei tutti, però ovviamente, visto che mi dovrò sposare e dovrò accroccarli in qualche modo con il velo, devo farli crescere, quindi
non sopporto i capelli davanti. E poi ho messo due cerchietti perché mi danno un po' più di luce sul viso, visto che sono vestita di porpora, di scuro, quindi sembro una morta. E nonostante il trucco sia luminoso e carino, però ho bisogno un po' di luce. E niente, questo è il look finito, non lo so se vi piace oppure no, è naturale, però non eccessivamente naturale che non sembrate truccate, insomma. Quindi magari lo potete sfoggiare anche per un colloquio di lavoro, quindi qualcosa di naturale e non eccessivamente pesante. Io così mi truccherei per un colloquio di lavoro. Oppure lo potete sfoggiare magari se avete un pranzo o una cena con qualcuno che non vi conosce, quindi non volete quel look bello strong, magari al secondo appuntamento, al secondo pranzo o alla seconda cena. Potete sicuramente mettere un rossetto fucsia fluo, però magari al primo una cosa più naturale, più nude, ci sta tutta. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate e spolliciate questo video affinché questi miei video vengano visualizzati più su YouTube, perché questa è la verità purtroppo. E vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.